L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Silvio è di una bontà, di una generosità. Abbiamo contro un blocco mediatico terrificante, a partire dal Corriere della Sera, da Sky e La Sette. Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Allora lei ha già insultato abbastanza. Lei è un lottatore ed è emerso dove in modo vado, molto giovedì, chiaro. Vado addirittura da Santoro. E incontro il mio amico Travaglio. Ma questa è una cosa vergognosa! Vergognosa! No. Lei si dovrebbe vergognare di queste lei cose che fa. Si dovrebbe vergognare. Io non mi alzo, non me ne vado. Perché lei ha occupato questo tempo soltanto portandomi domande che erano attacchi. Credo che questo giovi alla suo ascolto. Erano delle domande. Non credo che questo giovi al suo ascolto e non credo che questo giovi alla considerazione che di lei possono avere i suoi spettatori. Sì, ma se voi non imparate a fare la televisione come si deve fare, non andiamo da nessuna parte. Opla Silvio Stai. Silvio Stai. La suggerirò per il ruolo di Capò. Mamma mia, minchia! Santo padrino, come va? Abbiamo visita. Me ne sono accorto. Padrino, guardi, per me essere qui davanti a lei è di una soddisfazione incommensurabile. Guardi, sono emozionato perché ho sempre sentito tanto parlare di lei, il nostro amico Marcello. Marcello? Me ne parlava. Sono amico e lo conosco dal tempo dell'università di Duluth. È una persona di una bontà, di una onestà, di una cultura difficile da trovare in altre persone. E vederla qui, perché io e lei non ci siamo mai visti, guardi, insomma, mi dà un'emozione tra l'altro vederla così, che lei è un bell'uomo anche. C'ha proprio questi occhi, i capelli sono tutti suoi. Che è questa Mi scusi, questo è Dudu, il cane della mia fidanzata. Ti prego, Dudu, sto parlando col signor... Micidiale, poi quella risata. No, è molto bravo, è molto bravo. E dice anche delle cose vere. Ciao Dudu, sei contento che sono uscite le motivazioni della sentenza? Che dice che ad Arcore c'era un troiaio. Beh, quello sì. Dici c'era un troiaio, però io non sapevo dell'età di Ruby, non sapevo l'età. Non sapevo l'età, non sapevo l'età, ma l'ho timbrata. Dudu, quando esce dal copione viene fuori chi è il vero Grillo. Soltanto uno che è intimamente cattivo può dire che verso un cane innocente che debba andare a farsi vivisezionare. Poi si è corretto perché ha detto non deve andare il cane, deve andare Berlusconi. Un pregiudicato è un assassino e quindi di prigione la scampata. Voglio dire, capisci che cos'è l'Italia oggi? Presidente, oggi quest'Italia, io insieme a tutti gli uomini di buon senso e di buona volontà, cambiare. La vogliamo cambiare. Le piace Renzi? Molto. Guardi, io escludo la possibilità che un mio figlio mi sostituisca eventualmente. Senta. Lui è un grande comunicatore, è veramente, credo, il più grande comunicatore che noi abbiamo visto nella storia della Repubblica e ha un grandissimo dinamismo. Più o meno di lei, Presidente? No, lui è più bravo di me, assolutamente, più bravo. Assolutamente. Come comunicatore, io sono più bravo in un'altra cosa. Che simpatico che sei. Lo sai che la mia fidanzata ti adora? Sì. Come stai? Ti ha trattato bene la Duscio? Sì, bravissima, bravissima. I fiori che ti ho lasciato in camerino, li hai trovati? Sì, grazie, ma non dovevi. Ma era il tuo debutto, sono il tuo manager, mi sembrava il minimo. Pensi, ha paura che lei lo molli, come fece con D'Alema. No, io non mollai D'Alema, assolutamente. Ma lei ha concentrato tanto potere, Presidente. Pensi che Cossiga... Cosa? Lei ha concentrato molto potere. Ma quale potere? No. Io non ho mai avuto nessun potere. A parte che sono un liberale, per cui non intervengo. Anche da editore sono stato l'editore più liberale di tutti. Lasciamo perdere. Avete offeso al anche di là questo... del possibile la signora Nicole Minetti, che è invece una splendida persona, intelligente, preparata, seria. E io non ho mai in politica insultato nessuno. Finisco, invito cordialmente l'onorevole Ivan Zanicchi ad alzarsi e a venire via
da questo incredibile postribolo televisivo. Stasera siamo in 6, compreso me, sono io e 5 ragazze. Benissimo. Io lo so, non allargherei molto. Ma è vero che lei si sposa? No, assolutamente no. Sì, ma il bunga bunga non è, è una piacevolezza, non c'è nessun reato previsto. Quindi a un certo punto è soltanto un'indebita intromissione nella vita privata di un cittadino da parte della procura milanese. Il partito degli utili idioti. Sta buttando via, sta buttando via una trasmissione. Però le rispondo io adesso. Sta buttando via. Le menzogne ripetute continuamente poi finiscono per assumere il vestito della realtà. Ma anche lei non le ha abbassate, onorevole Berlusconi, nei suoi anni di governo, le tasse. Non le ha abbassate nemmeno lei. Nel 2001 lei non vuole... Nel 2001 aveva detto due sole aliquote del 33, del 23. Perché lei non sente le cose che dico. Non sono riuscito a fare una riforma della giustizia, perché i soliti Fini, Casini, Follini e gli altri non me l'hanno lasciata fare. Non riuscito a fare nulla, i cittadini italiani. Io ho fatto tantissimo, guardi qua, cosa ho fatto. Presidente, arriviamo... Presidente, onorato di aver avuto la cartellata. Poi nel privato è di polistirolo che mi permetto anche questi gesti. Il peso leggero. Ma poi lei mi ricorda i cantastorie della mia infanzia. Andrà a Cesano Boscone adesso sabato, fine settimana. Che cosa vorrei fare? Pre-elezioni. Finalmente ritornare in quell'oasi di pace dove sono adorato dalle mie vecchiette. E magari farmi dare una camera e restare lì a lungo. Ah, grazie Presidente, grazie molto a lei. Vi prego, se non vi ho disturbato troppo, invitatemi ancora.